Vai! Silvio, io c'ho anche un po' importante successivo, è stato un eventuale tocco di mano da parte di un difensore del Giorgione molto importante. Impegnato, buono. Dopo, Dolfo, dopo. Scusami. Grazie. C'è una luce bellissima. Attento! Bello, bello, dai, Lei mi vizia. Prima è carota, dopo il nostro. Lei che è una delle penne pregiate di Gazzettino, ha letto l'articolo del Gazzettino. Ho letto. PD toglie la fiducia a Cassoni in primavera elezione. Cosa c'è di vero? C'è qualcosa di vero. Qualcosa di vero c'è. Vedi ragazzi! Mamma va dentro! Ma ci sono vinti però! Dai, su! Come on, 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 come on
bene, più mio. Ci hanno dato 1.500 euro di multa l'altra domenica. Perché uno gli ha detto all'arbitro che ha più corna in testa che un cesto di bovoli di vita. Si è offeso. Se è offeso vuol dire già vero. Dove vai? Sì, ma dai, 1.500 euro per... Allora, impossibile che su uno stadio qualche... Non è giusto, ma... Qualche offesa? Pioggia sempre 0-0 tra Cordense e Giorgione, Cordense che era vicinissimo a voi in un paio di circostanze. Neanche la vita niente. Non è capito.
la girata al volo da parte del Casagrande e poi la volta santa di Camilla qua, al momento della palla in terzo, da segnalare anche una girata sempre da parte di Mastroianni. Vinto dei P però vicinissimo, dai, vai riuscito a rimediare velocemente la formazione, la Cognese gioca con Luca Piazza Moretti, con questa forza di Roberto di Tornata, Casagrande, Mazzetto, Piaggio, Santi, Poliziale, Renzi e Baggio, l'arbitro della partita è il signor Marco Stampatore di Maggiorata, 0-0, quando siamo al 19° minuto, alla linea di Bravo Vigo. Andalo!